Allarme sicurezza a Merano, maxi operazione della polizia, ieri sera agenti in azione nella città del Passirio nell'ambito del potenziamento dei controlli disposti dal commissariato del governo, identificate oltre 130 persone e a Bolzano arrestati due marocchini con un etto di cocaina. Sempre più poveri gli anziani in Alto Adige, presentato oggi uno studio condotto dall'Istituto di Statistica ed emergono anche molti casi di maltrattamento da parte dei familiari. Frana da 10.000 metri cubi in Passiria, torna a crollare il versante sopra Corvara. Al nostro TG le immagini riprese con lo smartphone da un abitante della zona. Terreno espropriato, polemiche a live, sopposizione sul piede di guerra dopo la sentenza del TAR che boccia il comune nella vicenda del parco giochi di Pineta. Telespettatori di Video 33, un cordiale saluto dalla redazione e dalla regia, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione. Lo avete visto e sentito in apertura dei nostri titoli, maxi operazione di controllo del territorio ieri sera a Merano da parte della polizia in attuazione di quanto deciso nel vertice sulla sicurezza pubblica tenutosi alcuni giorni fa al commissariato del governo di Bolzano. Sono da poco passate le 19, davanti al commissariato di polizia di Merano tutto è pronto per la maxi operazione di controllo del territorio disposta nell'ambito delle attività decise durante il vertice straordinario tenutosi nei giorni scorsi al commissariato del governo di Bolzano. Riunione convocata anche e soprattutto a seguito dell'episodio di violenza avvenuto circa due settimane fa con il brutale pestaggio di un meranese in piazza dell'Arena, un evento che ha fatto scattare una sorta di allarme sociale. Devo dire che magari abbiamo bisogno di una maggiore percezione della sicurezza, ovvero vedere più vigili sulle strade, più pattuglie presenti che girano sulle nostre strade, questo per garantire ancora quella che è la sicurezza che tutti noi vogliamo. Dal commissariato di Piazza del Grano si sono mosse ieri sera alcune pattuglie. Gli agenti avevano pianificato a tavolino le zone da controllare sulla base della loro conoscenza del territorio. Poliziotti che conoscono bene ogni singolo bar, ogni marciapiede della città, ogni anfratto dove potenzialmente può succedere qualcosa. Ogni punto di ritrovo di malintenzionati o personaggi poco raccomandabili. Poi serve il fiuto che fa intuire dove potrebbe succedere qualcosa o se la persona che si ha davanti ha qualcosa da nascondere. L'esperienza consente di avvertire anche il più piccolo segno di nervosismo di chi sta fornendo le proprie generalità. Controlli a tappeto ieri in numerose vie e piazze del centro di Merano, ma non solo. Nel mirino molti stranieri. Stranieri che per una parte della politica, soprattutto quella della destra sudtirolese, sono la causa dell'aumento della criminalità. Io parlo anche con agenti di polizia normale sulla strada e se parla con questa gente allora le diranno la verità che c'è più violenza e il fatto più grave è che le forze dell'ordine hanno paura di toccare questa gente perché dopo due giorni vengono fuori o subito vengono chiamati razzisti. Allora hanno paura anche i poliziotti a colpire questa gente, però perché la legge non sta dietro di loro. Si verificano i documenti, in taluni casi i controlli possono essere più approfonditi con perquisizioni personali che poi possono essere estese anche al domicilio del sospetto. Un lavoro che richiede grande attenzione e concentrazione, ogni piccolo particolare in operazioni di questo genere può risultare fondamentale. Ieri sera a Merano sono state identificate complessivamente 132 persone e controllati un totale di 10 tra bar e sale gioco. E potrebbe ottenere presto gli arresti domiciliari il 19enne kosovaro finito in manette per aver preso parte al brutale pestaggio di due settimane fa in piazza dell'Arena Merano, costato serie lesioni ad un uomo di Sinigo. A chiedere la revoca della misura cautelare in carcere è stata la Procura della Repubblica, posto che dal video a disposizione degli inquirenti non risulterebbe evidente il coinvolgimento del giovane nell'episodio. Blitz antidroga ieri sera a Bolzano. Nella rete della polizia sono finiti due cittadini marocchini fermati verso le 21 in Piazza Verdi e trovati in possesso di 100 grammi di cocaina suddivisi in 10 distinti involucri. Sono stati arrestati e rinchiusi nel carcere di Viale Dante. Sempre ieri sera a Bolzano è stata effettuata un'operazione di controllo del territorio che ha portato all'identificazione di 30 persone.
Presentato oggi a Bolzano l'atteso studio dell'Istituto Provinciale di Statistica sulla terza età in Alto Adige. Tra i dati che emergono il ruolo fondamentale degli anziani nella società, la loro generosità, ma anche purtroppo i maltrattamenti che sono costretti a subire per mano dei familiari. Uno studio approfondito che mette in evidenza moltissimi fattori che dovranno fungere da base per la programmazione futura della politica quando si parlerà di terza età. Anche perché nel 2030 un altoatesino su tre avrà più di 60 anni e il settore sociale sarà uno dei comparti più impegnativi da un punto di vista delle strategie ma anche delle risorse finanziarie. Alcuni dati sono positivi, per esempio un anziano su due è soddisfatto del proprio percorso di vita e non desidera grandi cambiamenti per il futuro. Rispetto a prima sono contenta perché da giovane ho sacrificato e lavorato moltissimo. Ho la fortuna di avere una moglie da 50 anni, anche io, e andiamo ancora d'accordo, dunque la nostra vita va forse meglio oggi che siamo più liberi che una volta. Un dato interessante che si può leggere nell'indagine Astat è quello relativo all'impegno delle persone anziane nel settore sociale. Più della metà degli altoatesini over 65 è infatti iscritto a un'associazione. E ancora, la maggior parte dei residenti nelle case di riposo è soddisfatta dei servizi offerti, mentre per quanto riguarda il rapporto con le nuove generazioni, il 40% degli intervistati vede nei giovani disponibilità e cortesia, mentre le critiche principali riguardano l'eccessivo consumismo. Io nei giovani ho una grande fiducia, per me sono seri, oddio ci sono le eccezioni, no? Però io ho fiducia dei giovani, come? Io penso che i giovani potrebbero fare di più, perché c'è molta disponibilità per loro. Penso che sono un po' smidollati, non hanno idee e non hanno fantasia di fare il lavoro, di trovare lavoro. Ma ci sono tre dati in parte correlati che devono far riflettere e che non possono che provocare una certa tristezza. Quelli che concernono la situazione economica degli anziani, la loro generosità con i parenti e i maltrattamenti subiti spesso proprio dai familiari. Allora, sul fronte economico abbiamo che un anziano su cinque è in una situazione di rischio povertà. Nello stesso tempo però anche uno su cinque dà regolarmente somme di denaro a parenti non conviventi. Sul fronte della violenza abbiamo che un anziano su sette nel giro di un anno subisce un atto di violenza, anche se questa è soprattutto di tipo verbale. Il maltrattatore quasi sempre è un familiare non convivente. In sintesi, molti anziani hanno scarse disponibilità finanziarie, ma le mettono a disposizione dei figli o dei nipoti e talvolta, meglio troppe volte, in cambio ricevono solo cattiveria. Speriamo che questo studio, almeno su questo fronte, serva a qualcosa, subito. Una nuova frana, la seconda in pochi mesi, ha interessato l'Alta Valpassiria e più nello specifico la zona di Corvara. Lo smottamento verificatosi non lontano da alcuni masi isolati è stato ripreso con uno smartphone da un uomo del posto, Stefan Ilmer, che ha poi depositato le immagini che vedete su YouTube. Il distacco ha riguardato circa 10.000 metri cubi di roccia a terra e secondo i geologi della provincia di Bolzano altri 50.000 metri cubi di materiale potrebbero franare nei prossimi giorni. Vertice oggi a Bolzano tra la giunta comunale e provinciale. Tra i temi trattati, l'ammodernamento dello stadio Druso nel capoluogo. Il comune si è impegnato ad ultimare in breve tempo il progetto e già il prossimo anno potrebbero essere avviate le opere finanziate dalla provincia. Ed ora spazio al nostro servizio in breve. Possibili disagi anche in regione a fronte dello sciopero del personale di Trenitalia che incrocerà le braccia dalle 21 di domani, sabato 4 ottobre, fino alla stessa ora del giorno successivo. Probabile la soppressione di treni sulla tratta Verona-Bolzano. Un analogo sciopero aveva provocato due settimane fa non pochi problemi ai viaggiatori a fronte di un'adesione all'agitazione pari a circa il 70%. Appello di assoimprenditori dell'Alto Adige alla provincia in vista dell'elaborazione del bilancio di previsione 2015. Il presidente dell'associazione, Stefan Pana, ha chiesto nelle ultime ore a Palazzo Widmann di varare un piano triennale per abbattere le imposte locali e sostenere famiglie ed imprese.
Basterebbero, ha detto Pan, 230 milioni di euro, pari a poco più del 4% del bilancio provinciale, per azzerare del tutto l'addizionale regionale IRPEF che grava sui cittadini, escludere il costo del lavoro dalla base imponibile IRAP per ridurre il cuneo fiscale e garantire parità di trattamento a tutte le attività economiche, portando allo 0,2 per mille l'aliquota IMI sugli immobili produttivi. Si celebra domenica la giornata nazionale per l'abbattimento delle barriere architettoniche. In vista dell'importante ricorrenza, l'assessore provinciale alla sanità e politiche sociali Marta Stocker, assieme all'assessore provinciale ai lavori pubblici ed edilizia abitativa Cristian Tommasini, hanno colto l'occasione per ricordare gli oltre 15 milioni di euro già stanziati allo scopo per un piano di interventi che va dal 2015 al 2019. Fra gli edifici da adeguare, pur con interventi minimi, a Bolzano il Palazzo del Consiglio Provinciale, del quale si è preso visione oggi. Proseguiamo con la cronaca. Brutta avventura per un 75enne finito in un fosso con la sua Fiat Panda. L'incidente è accaduto poco dopo mezzogiorno nei pressi della stazione ferroviaria di Laives. L'uomo, forse per evitare una bicicletta, ha perso il controllo della vettura che ha finito la sua corsa in un fossato al lato della stradina di campagna. Sia l'automobilista come il ciclista, a sua volta caduto malamente a terra, hanno riportato lesioni di lieve entità. Ricerche in corso dopo che da ormai parecchie ore non si hanno notizie di due ragazzine di Brunico. Si tratta di una quindicenne che ha fatto perdere le proprie tracce già dal tardo pomeriggio e di una sua amica coetanea che stamani non si è presentata a scuola. Entrambe frequentano il liceo socio-pedagogico di Campo Tures. I carabinieri hanno sentito alcune loro amiche mentre i vigili del fuoco hanno avviato le ricerche in zona. Cambiamo tema, il TAR ha bocciato la decisione del comune di Laives che intendeva espropriare un lembo di terreno di 2700 metri quadrati a Pineta di proprietà della pizzeria La Torre. Tutto ruota attorno ad un terreno di 2700 metri quadrati fra il parco pubblico di Pineta di Laives e la pizzeria La Torre. Porzione di area di proprietà dei titolari del locale che il comune di Laives intendeva trasformare da verde agricolo con particolare vincolo paesaggistico a parco giochi per bambini. Richiesta respinta dal TAR. La vicenda risale al 2012 quando l'amministrazione comunale comprò 10.500 metri quadrati dal conte Toggenburg per trasformarli nell'attuale parco giochi, dimenticando la zona ora oggetto del contendere. Alla luce di un epilogo scontato, insorge l'opposizione politica di Laives, puntando il dito contro il primo cittadino, Liliana Di Fede. Noi avevamo sostenuto che un'azione fatta nei modi e nei termini di esproprio da parte del Comune di un terreno appena acquistato da un privato fosse, non dico un abuso d'atto d'ufficio, ma poco ci stava. Avevamo sempre detto al sindaco che questo avrebbe dato certamente origine a un ricorso e che questo ricorso con tutta probabilità il cittadino lo avrebbe vinto. Non siamo veggenti, siamo persone che applicano la logica e la logica effettivamente ha dato i frutti che noi avevamo detto. In merito non è tardata la replica del sindaco, sorpresa in un certo senso delle motivazioni espresse dal TAR. Le motivazioni della sentenza ci hanno in effetti colpito e ci siamo naturalmente confrontati con l'avvocatura dello Stato che ci segue in questo processo. Anche l'avvocatura dello Stato ritiene che le motivazioni presentino degli aspetti discutibili. Stiamo valutando quindi se fare ricorso o meno. Voglio sottolineare che noi avevamo iniziato il processo per arrivare all'acquisizione di questo terreno molto tempo prima dell'acquisto da parte dei privati, prova ne è la domanda di contributo presentata in provincia in tempi non sospetti. Si fa spazio dunque all'ipotesi di un nuovo ricorso da parte del Comune attraverso il Consiglio di Stato, un'azione che secondo le minoranze andrebbe nuovamente a penalizzare pesantemente le casse comunali. Noi chiediamo che il Comune non vada avanti con un'azione perché palesavano la possibilità di andare a fare un ricorso
al Consiglio di Stato. Secondo me non è corretto né nei confronti dei cittadini che potrebbero essere soggetti a ulteriori costi e né specialmente nei confronti del privato, che a questo punto si vedrebbe veramente un accanimento nei suoi confronti. Ma noi chiediamo una cosa anche più importante, che siccome questo ricorso era scontato che poi lo perdessimo, il sindaco e la giunta aprano il portafoglio e paghino di tasca loro le spese che altrimenti i cittadini dovrebbero pagare per la loro inefficienza. Oltre la facciata, in Piazza del Grano, flash mob e presentazione del percorso di sensibilizzazione attiva contro l'indifferenza. Attirare l'attenzione dei passanti, soffermarsi non davanti al pregiudizio, guardando oltre, aprendo il cassetto delle persone relegate ai margini della società per scoprire le loro storie, le loro vite, i loro sogni e le loro sofferenze. Con questo obiettivo, nel tardo pomeriggio di ieri, in Piazza del Grano a Bolzano, è stata organizzata l'iniziativa Oltre la facciata, durante la quale è stato dato vita ad un simpatico flash mob. Alcuni partecipanti, muniti di fogli con le scritte «Regalami un sorriso» e «Mi servirebbe un abbraccio», sono andati a caccia di sorrisi ed abbracci tra la gente. L'indifferenza è attualmente uno dei grandi problemi. In effetti, diciamo, il nostro motto è che l'indifferenza è peggio dell'odio. Quindi guardare dall'altra parte è peggio che non magari essere infastiditi. Il fatto di trovare una reazione nelle persone per noi è più importante, perché poi ci si può sedere e dialogare sui vari argomenti, però proprio ignorare non aiuta e anzi peggiora la solitudine e l'emarginazione delle persone. Lo spazio urbano a Bolzanino, antistante al Wait Station for Cultures, la Casa della Pesa a Bolzano, nelle prossime settimane diventerà teatro di veri e propri percorsi di inciampo, dove i cittadini lungo la propria via di casa o verso il lavoro incontreranno questi pannelli di legno raffiguranti varie persone emarginate, profughi, senza dimora, persone con dipendenze, che li costringeranno a confrontarsi con i propri pregiudizi. Allora, il progetto ha il suo centro, ha le strutture di legno che rappresentano i soggetti indicati e esattamente come loro si muovono nella città. Quindi quello che noi vogliamo far vedere è che anche se noi chiudiamo gli occhi davanti a persone apparentemente invisibili, esse non scompaiono, anzi rimangono ben vive nella nostra città. I pannelli saranno periodicamente spostati, diventeranno presenze consuete e riconoscibili, alla pari di quello che dovrebbero diventare le varie persone emarginate. Termina qui lo spazio riservato alla cronaca, ora un breve stacco pubblicitario, poi ne torneremo in studio come sempre con il nostro magazine al venerdì dedicato al tempo libero. Sabato vi stendiamo il tappeto rosso. Vipiteno si trasforma in un centro gastronomico ed acquisti particolare. Dalle ore 10 alle 18.30, oltre 1000 metri di tappeto fanno da cornice per un piacevole giorno dedicato allo shopping e allo svago culinario. Il tappeto rosso a Vipiteno. Moda, musica e prelibatezze. Premio Ambiente Euregio. Partecipa anche tu con un'idea o un progetto. Tutte le informazioni su www.transcom.it. Termine di adesione venerdì 17 ottobre 2014. Ehi, il Luna Park vi aspetta anche quest'anno con tante attrazioni e iniziative. Un divertimento esplosivo per grandi e piccini. E da quest'anno scaricati tutti i buoni sconto direttamente dal nostro sito. Immergetevi nel paradiso balneare del Balneum Vipiteno. Lasciatevi coccolare nel nostro ampio reparto sauna e benessere, unico sotto tutti i punti di vista. Balneum Vipiteno, il centro balneare per lo sport e il relax per tutta la famiglia. Sanfter, il gusto genuino dell'Alto Adige dal 1857. Pancetta affumicata Sanfter. Qualità e gusto.
Sanfter, saper fare, saper vivere. Siamo nello sport. Alto Adige Sport, ogni lunedì su Video 33. Non è fondamentale che si senta la voce del conduttore. Ciò che conta è il rumore della gente comune, della vita di tutti i giorni, con problemi, passioni, discussioni. Zoom, ogni giovedì alle 20 su Video 33.